Ciao a tutti, nuovo video. Oggi torniamo a parlare di Premio Strega 2021, perché è tempo di cinquina. Non credo di aver fatto un video in cui parlavo dei risultati della dozzina dello Strega. Ci eravamo fermati ai miei pronostici di dozzina, pronostici diciamo che ho sbagliato in pieno, come al solito. E credo di averli commentati invece in qualche live su Twitch. Ora non so se poi ho ricaricato quella parte di live da qualche parte, però li ho commentati sicuramente in live, quindi in teoria sapete più o meno che cosa ne penso di questa dozzina. Una dozzina che all'inizio mi aveva un po', diciamo, fatto storcere il naso, poi vedendo la cinquina del Campiello, diciamo che rispetto alla cinquina del Campiello questa dozzina è quasi un capolavoro. E una dozzina che mi piace da alcuni punti di vista e non mi piace sotto altri. Per esempio, mi piace ovviamente la presenza di Emanuele Trevi con Due Vite, che è uno dei favoriti, che secondo me è l'autore di uno dei miei romanzi dell'anno scorso, quindi molto contento. Mi piace per la presenza di Daniele Petruccioli, La Casa delle Madri, che non ho ancora letto, ma sulla cui qualità non dubito. Mi piace soprattutto per la presenza di Roberto Venturini, autore che a me piace moltissimo, che ho invitato anche sul canale in tempi non sospetti e che spero assolutamente che possa avere qualche speranza. E mi piace anche per la presenza di Giulio Mozzi con Le Ripetizioni, nonostante questo non sia un romanzo che mi abbia fatto impazzire o strappare i capelli, però è comunque un romanzo e un autore che alza il tasso letterario della dozzina. Su questo non c'è dubbio. Non mi piace sotto altri punti di vista, non mi piace la selezione dei titoli Ponte alle Grazie. Quest'anno secondo me ne sono usciti decisamente di superiori per Ponte alle Grazie, e poi vederne due in dozzina, quei due, insomma, non mi fa impazzire. Non mi piace per la presenza di Donatella di Pietro Antonio, non è un'autrice che fa per me. Insomma, non mi fa impazzire il fatto che la favorita sia Teresa Ciabatti, ma questo si sapeva tranquillamente da almeno un anno. Quindi, insomma, ci sono delle cose che non mi piacciono per mio gusto personale. Andiamo invece un attimo a provare, a tentare di pronosticare, cercare di capire che cosa succederà tra pochissimo, tra pochi giorni, per la cinquina. Gioco molto complicato, devo dire. Sembra facile cercare di capire quale sarà la cinquina, ma se si iniziano a fare dei ragionamenti intorno, il discorso si complica. Si complica anche alla luce della terribile cinquina che è stata votata recentemente dal Premio Campiello. Quella cinquina che mi ha completamente preso alla sprovvista in maniera negativa, che mi ha anche abbastanza irritato, complica notevolmente il cercare di capire come andrà questa dozzina, perché è una cinquina figlia di questa dozzina in qualche modo. È una cinquina del Campiello che cerca di è un Campiello che cerca di rincorrere lo Strega invece che fare la sua strada come sempre. È una cinquina del Campiello in cui non ci sono due autori che io pensavo l'avrebbero fatta da padrone e che meritavano di esserci, come Giorgio Falco e Giulio Mozzi, per esempio. Invece ce ne sono altri che sinceramente non trovo molto sensato aver candidato a quel premio. Ma non è un video sul Premio Campiello, è un video sul Premio Strega, quindi cerchiamo di capire chi sarà della gara in cinquina. La cinquina viene votata sia dagli amici della domenica che da altre figure, librai, gruppi di lettura, ragazzi, insomma, ci sono vari voti misti. Come sempre, il peso più importante ce l'hanno gli amici della domenica, che sono loro che più o meno decidono le sorti. Se poi invece ci sono dei titoli molto vicini tra loro come punteggio, magari anche gli altri voti possono determinare l'entrata o l'uscita in cinquina. Rispetto all'anno scorso, non credo che avremo una sestina. E quindi non credo che ci sarà quel gioco del regolamento in cui, se non ci sono una casa editrice indipendente tra le prime 5, si aggiunge il titolo della casa editrice indipendente più votato, come l'anno scorso era stato con Febbre di Jonathan Bazzi, che era arrivato settimo addirittura ed è riuscito ad entrare in finale.
per questa clausola del regolamento. Quest'anno credo che proprio la presenza di Emanuele Trevi con due vite per Neri Pozza garantisca la cinquina, il avere cinque titoli. Credo che sia stato anche, diciamo, un pensiero fatto anche a priori. Credo ovviamente che Emanuele Trevi sarà in cinquina, è quasi sicuro, direi, è uno dei favoriti, quindi non può non esserci. Non solo, diciamo, le mie speranze di vederlo concorrere seriamente per la vittoria aumentano sempre di più. Io ero molto scettico perché comunque era un libro che pensavo non avrebbe raggiunto un successo e una forza per poter ambire a vincerlo. Credo che sarà una sfida a due, Teresa Ciabatti e Emanuele Trevi, quindi credo che Teresa Ciabatti ed Emanuele Trevi saranno in cinquina, questo credo che sia abbastanza scontato da dire, vedremo poi cosa succederà, ne discuteremo poi dopo la cinquina su quali saranno i favoriti, però io in qualche modo spero ci sia una dinamica alla Missiroli Scurati, mettete voi poi i ruoli a questi due scrittori, ma più o meno credo che potrebbe essere una gara di questo tipo. Quindi due posti occupati di sicuro, Trevi e Ciabatti. Il terzo posto lo vedo quasi sicuramente per Donatella Di Pietrantonio. Perché? Perché Einaudi non può non essere in cinquina, il peso politico di Einaudi è così forte che non può non essere in cinquina. C'è sempre in cinquina, in più quest'anno non ha la concorrenza interna di Einaudi Stile Libero perché non è stata candidata Alessandra Sarchi, io pensavo di sì, invece alla fine è rimasta fuori e quindi credo che Donatella Di Pietrantonio purtroppo sarà della gara e questi tre posti sono sostanzialmente sicuri. E da qui invece iniziano le speculazioni, perché? Perché ci sono due posti per quattro titoli più o meno. Che cosa sto escludendo? Sto escludendo le case editrici indipendenti perché, come detto, il posto, diciamo, se lo dovrebbe prendere Neri Pozza, quindi purtroppo credo che non ci saranno né Roberto Venturini né Daniele Petrucci e non ci sarà, credo, neanche Adorazione di Alice Urciolo. Non credo che ci sia spazio per i due titoli Ponte alle Grazie. Quindi Lisa Ginsburg e Maria Grazia Calandrone, non le vedo in questo momento due profili capaci di competere con gli altri, da un punto di vista anche di peso. Perché? Perché abbiamo da una parte l'asse Feltrinelli-Marsilio, quindi Andrea Baiani e Giulio Mozzi, e dall'altra Bompiani, Nave di Teseo, Giulia Caminito e Edith Bruck. Quindi, se sicuramente, oddio, sicuramente, però molto probabilmente non ci saranno sia Feltrinelli che Marsilio, essendo dello stesso gruppo editoriale, vedo difficile la candidatura di entrambi. Le cose si complicano un po'. Perché? Perché io pensavo che Giulio Mozzi sarebbe stato un protagonista del premio Campiello, un po' come era successo l'anno scorso con Remo Rapino, che era stato sì candidato allo Strega e entrato in Dozzina, ma poi, diciamo, con la candidatura alla cinquina del Campiello, escluso dalla Dozzina e concentrato più sul Campiello. In questo caso, essendo Baiani invece candidato al Campiello, potrebbe succedere, diciamo, la candidatura di Mozzi invece di quella di Baiani allo Strega. Però, diciamo che non è che sono proprio convintissimo di questa cosa. Vedo Andrea Baiani su due fronti e penso potrebbe essere che rimanga in entrambe le cinquine. E questa sarebbe una grossa bocciatura per Giulio Mozzi, ma po potrebbe benissimo essere visto le clamorose candidature del Campiello. Dall'altra parte abbiamo Edith Bruck per la Nave di Teseo e Giulia Caminito per Bompiani. Qui credo che invece passerà Caminito, perché se Edith Bruck ha dalla sua parte la tematica del racconto, Giulia Caminito invece la vedo molto più lanciata dal punto di vista anche di PR e di comunque comunicazione. È un libro che è stato molto letto, di cui se ne è parlato molto di più rispetto a quello di Edith Bruck. Quindi io credo che nonostante Caminito sia anche molto forte sul Campiello
e sia una delle favorite al campiello insieme a Nori, secondo me, credo che in cinquina ci entrerà Caminito. Rimango ancora in dubbio su chi tra Mozzi e Baiani potrebbe rientrare. A questo punto credo che, viste le candidature del Campiello, e credo che le candidature del Campiello influiranno sul voto dello Strega, io credo che passerà Giulio Mozzi invece che Andrea Baiani. Questo è un grande rischio, secondo me, perché Feltrinelli ha il marchio più forte e se Feltrinelli candida il suo libro allo Strega vuole farlo arrivare in cinquina. No, non credo proprio che si accontenterà della dozzina, però per me sarebbe un grosso autogol per entrambi i due premi letterari maggiori d'Italia, quindi Campiello e Strega, avere due titoli in comune nelle proprie cinquine. Uno può andar bene, ma due mi sembrano un po' troppi, mi sembra eccessivo. Quindi la sbaglierà sicuramente questo ballottaggio, ma per me, in definitiva, quali saranno i titoli candidati nella cinquina dello Strega? Emanuele Trevi, Teresa Ciabatti, Donatella Di Pietrantonio, Giulia Caminito e Giulio Mozzi. Potrei sbagliarmi, mi sbaglierò sicuramente, adesso sicuramente saranno Baiani e Brooke gli altri due nella cinquina, però questa è la mia visione, secondo il ragionamento che vi ho spiegato, no? Un ragionamento anche in prospettiva con il Campiello. Però diciamo che questo è il mio ragionamento. Come al solito io cerco sempre di fare un ragionamento sensato, purtroppo poi i giurati di questi premi non fanno dei ragionamenti sensati, non ragionano con la logica, ma ragionano con logiche completamente diverse che hanno poco a che fare con, diciamo, il pensiero razionale. Questi erano i miei pronostici per la cinquina del Premio Strega 2021. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono i vostri pronostici, quali secondo voi saranno gli autori a rientrare nella cinquina, quali invece verranno esclusi, perché, quali sono insomma i vostri ragionamenti, quali secondo voi saranno i ragionamenti che seguiranno i giurati o comunque i votanti. Vi ricordo che il 10 di giugno ci sarà l'annuncio della cinquina alle 18 su Rai Play, sul sito della Rai, e noi lo seguiremo in diretta su Twitch. Quindi qui sotto in descrizione trovate il link al mio canale Twitch, mi raccomando iscrivetevi e seguite le live. Il 10 di giugno alle 18 sarò in diretta e seguiremo tutti insieme l'annuncio della cinquina. Non mancate perché questi annunci sono sempre molto divertenti da seguire. In più non ricaricherò la live su YouTube per evidenti problemi di copyright, e quindi insomma siateci, perché diciamo il Premio Strega è una delle poche manifestazioni intorno ai libri che si possono seguire in questo modo, si può creare un po' di community intorno. Quindi noi ci vediamo il 10 di giugno per l'annuncio della cinquina. Grazie per aver visto il video fin qua. Alla prossima. Ciao!